Continua il cammino in preparazione all'ordinazione episcopale di Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore eletto di Agrigento, che si terrà il prossimo 5 settembre nella cattedrale di Agrigento. In queste settimane sono state proposte alla Chiesa agrigentina, sullo sfondo di cinque elementi contenuti nello stemma episcopale dell'arcivescovo coadiutore, il melograno, il ramo di mandorlo, il mare, la torre e la fascia dorata, delle videocatechesi che servono ad approfondire altrettanti temi legati al ministero del vescovo della Chiesa. In questo video l'arcivescovo Francesco Montenegro mette in risalto la figura del vescovo in una chiesa locale come segno di unità, ma anche come guida. Il vescovo, dice, rappresenta il Cristo buon pastore e deve guidare la propria comunità in una situazione storica non sempre facile. Nello stemma di Don Alessandro, continua Don Franco, c'è la torre che significa stabilità. Ormai siamo quasi al compimento del cammino che ci siamo prefissi di fare per prepararci all'ordinazione di Don Alessandro. Abbiamo parlato di come il vescovo sia importante nella sua chiesa perché è segno di unità. Tanti cristiani che hanno ricevuto il dono del battesimo e della fede si riconoscono tali, fratelli, figli, in questa figura particolare, che è figura del vescovo, che rappresenta il Cristo buon pastore. Ma il vescovo c'è per tenere uniti, ma il vescovo c'è anche per guidare la propria comunità. Deve farla camminare in una situazione storica che non sempre è facile. Nello stemma di Don Alessandro c'è la torre. La torre significa stabilità, sono delle pietre poggiate l'una sull'altro che danno sicurezza a chi è lì per difendersi. La Chiesa c'è per affrontare le difficoltà, c'è per annunciare quella parola e questo essere insieme diventa la nostra forza e la nostra stabilità. L'essere insieme è importante perché come la torre ha bisogno di tante pietre, noi cristiani dobbiamo convincerci che la fede non appartiene, la mia fede non appartiene soltanto a me, la mia fede è dono per l'altro e io ricevo dall'altro il dono della sua fede. Questo costruisce quella torre che dà stabilità, che dà speranza e che dà anche gioia, perché non crollo, perché c'è qualcuno che mi sostiene, l'altro non può crollare, perché io se faccio la mia parte lo aiuto a stare al suo posto. Ecco allora, prepariamoci a questo momento, riflettiamo su cosa significhi essere torre stabile, chiediamo al Signore una fede stabile che sappia stare con la fede degli altri. E allora il nostro sguardo arriverà lontano e finalmente vedremo che cieli nuovi e terra nuova arriveranno. Sono cresciuto all'ombra del santuario Maria Santissima Annunziata, dove si venera Maria, la madre del Signore, come Madonna di Trapani. Tutta la Chiesa guarda a Maria come modello di ascolto, accoglienza e pratica della parola del Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. Nelle litanie lauretane viene indicata Torre di Davide, Torre d'Avorio. Per questo la torre, quale elemento mariano, non poteva proprio mancare. La torre poi richiama anche le città di Agrigento e di Trapani. I loro stemmi civici riportano le torri. Quella alle mie spalle è la torre del Castello di Mare o della Colombaia. È importante non perdere di vista la città che abitiamo. E quello è il luogo in cui si è chiamati a esercitare un ministero, a esercitare un servizio. Tutti coloro che abitano un luogo, una città, ne sono responsabili, seppur in modo diverso. Il vescovo non è esente dal considerare che il suo servizio, come dire, non è campato in aria, ma inserito in un contesto civico, ben preciso, che è quello e non un altro. Nel nostro caso, la provincia di Agrigento, con la comunità dei credenti che l'abita, nella condivisione delle gioie, delle speranze, delle tristezze e delle angosce che lì si vivono, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono. Lì bisognerà impegnarsi
a iscrivere la logica del Vangelo nella vita della città terrena, avendo cura, in primo luogo, del bene comune. Città Turrite, Trapani ed Agrigento. Vi invito a guardare con me colei che invochiamo, Torre di Davide, Torre d'Avorio, come rifugio sicuro, pronti, come servi alle nozze di Cana, a fare quello che il Figlio suo ci dirà.